Benvenuti in questa guida di LibreOffice. Vedremo insieme come possiamo trarre meglio da questo programma e come funziona. Ora, le funzioni di base sono come quelle di qualsiasi programma di Office, quindi noi possiamo scrivere tranquillamente il testo. Quindi, ora scriviamo. Come esempio faremo proprio, creeremo una guida, quindi il lavoro lo faremo in questo modo, in un certo senso. Scriviamo quindi il nostro primo paragrafo. Ora, se noi vogliamo personalizzare ovviamente i caratteri, allora intanto il testo si vede grande perché io l'ho ingrandito in modo che si può vedere bene. Allora, questo sarebbe il titolo. Quindi noi, dallo stile qui, questi sono gli stili, che se ci può andare anche da qua, cliccando sulla A, dagli stili noi gli daremo il titolo principale. Ok, questa è la guida di LibreOffice, vedremo come trarre in meno questo programma. Ora, per quanto riguarda modificare i vari singoli caratteri, noi possiamo modificarli in qualunque modo. Poniamo il caso che noi questa riga gli vogliamo dare un altro tipo di carattere, quindi calibri. Ecco. In questo modo avremo modificato il carattere, inoltre possiamo tranquillamente, dargli il grassetto, il corsivo, la sottolineatura o tutte e tre le cose insieme. Quindi funziona proprio come Office.